di vivere, è stata uccisa dal suo ex convivente che non aveva accettato la separazione. Tiziana, quando suo marito l'ha colpita al ventre e alla gola con un coltello di anni, ne aveva 37. Maria è morta a 46 anni, sparata dal suo compagno. Tre vite spezzate da sentimenti malati trasformati in furia omicida, una scia di sangue lunghissima. In Italia ogni 48 ore una donna viene uccisa. Oggi il governo prova a porre un rimedio a questa tragedia infinita. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto legge una serie di norme che hanno tre obiettivi prevenire la violenza di genere, punire la violenza di genere, punire in modo certo e proteggere le vittime. Il decreto antifemminicidio introduce pene più severe per le violenze che si consumano davanti agli occhi di un bambino quando la donna è in stato di gravidanza e se vittime e carnefice sono legati sentimentalmente. Dopo la denuncia non sarà possibile fare i passi indietro. Le querele non possono essere ritirate. I mariti e conviventi rischiano l'allontanamento da casa. Colti sul fatto, invece, finiranno immediatamente in manette. Chiunque conosca donne vittime di violenza non deve tacere. Mai. Le autorità garantiscono l'anonimato Proteggono i testimoni. Per le straniere arriva un supporto ulteriore: avranno diritto a permessi di soggiorno per motivi umanitari. Novità anche per i processi: questi reati saranno trattati per via preferenziale e tutte le vittime avranno diritto ad un avvocato pagato dallo Stato, a prescindere dal reddito dichiarato. Un grande passo in avanti in un'Italia che troppo spesso sembra non essere un paese per donne, una nazione dove ogni 12 secondi c'è una vittima di atti di violenza.